Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera agli amici che questa sera sono con me per darvi le informazioni relative al GM News e relative al nostro paese. Partiamo con il primo argomento che è di consuetudine l'aggiornamento Covid-19 sul nostro territorio. Fin dall'inizio della pandemia, quindi dall'inizio del mese di marzo, a Gorla Maggiore contiamo un totale di 216 contagi. Attualmente sul nostro territorio ci sono 117 persone positive, a cui si aggiungono 92 persone guarite. Purtroppo nell'ultima settimana alcuni nostri concittadini a causa del Covid non ce l'ha fatta. Noi ne abbiamo avuto notizia in questi giorni, ma abbiamo aspettato che anche ATS ci desse l'informazione in maniera ufficiale. Siamo come amministrazione vicini alle famiglie, alle quattro famiglie che hanno perso i loro cari proprio in questi ultimi 8 giorni. Siamo davvero vicini nel dolore alle famiglie e a tutti coloro che in questo momento stanno affrontando questa malattia o a casa piuttosto che in ospedale. Ci rendiamo chiaramente disponibili con tutti i mezzi della nostra amministrazione anche per far fronte a qualsiasi difficoltà che si dovesse manifestare per le famiglie e qualsiasi bisogno che dovessero manifestare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati 7 quindi i casi di decessi a Gorla Maggiore, 3 nella prima parte dell'emergenza e 4 nell'ultima settimana. Ci piace davvero tanto e porto da parte mia e da parte dell'amministrazione ancora una volta le condoglianze, il cordoglio e le sentite condoglianze davvero per quello che è successo a queste famiglie. Per quanto riguarda la scuola, vi ho sempre aggiornato anche sul tema della scuola. In questo momento alla nostra scuola materna non c'è nessuna classe in quarantena. Per quanto riguarda invece la scuola primaria di primo grado, abbiamo una classe prima e una classe seconda in quarantena a causa di un caso di positività che si è manifestato. E invece per quanto riguarda la scuola media non abbiamo nulla da segnalarvi. Come sapete le classi prime sono in presenza, mentre le classi seconda e terza fino al termine del DPCM saranno invece in didattica a distanza. Allora, questa sera abbiamo invitato qui anche il dottor Paolo Montani, che è il presidente del Centro di Uno Integrato, che io ho voluto invitare proprio perché il Centro di Uno Integrato, Paolo Alvè, è il fiore all'occhiello, diciamo, sociosanitario del nostro paese, e quindi ho voluto invitarlo perché vi dicesse come stiamo affrontando anche questa emergenza Covid e come stiamo continuando a garantire un servizio per le persone più anziane. Quindi do la parola a Paolo. Grazie della tua disponibilità, come sempre. Grazie a lei, Sindaco, dell'invito e grazie a tutti i partecipanti e anche a chi ci ascolta. Allora, giustamente il Sindaco ha detto fiore all'occhiello del comune di Gorla Maggiore, esatto. Quest'anno è un anno per tutti molto molto difficile e anche per il centro diurno è stato un anno un po' complicato in salita, con dei fermi, ma l'abbiamo fatto veramente in modo ponderato e con il cuore in mano. Abbiamo fermato l'attività di presenza nel mese di marzo, proprio perché il Covid non si conosceva, non si sapevano le reazioni, per poi riprenderla magari sotto gli occhi di qualcuno un po' lentamente nel mese di ottobre. Ma questo perché abbiamo proprio voluto condividere con l'amministrazione comunale, con tutte con Regione Lombardia ATS e quant'altro, il protocollo di sicurezza. E ne sono abbastanza fiero del nostro protocollo di sicurezza perché ha recepito tutte le normative e sta recependo anche le normative che stanno uscendo in questi giorni, proprio per una sicurezza e una maggiore attenzione alla non diffusione del Covid. Il centro diurno ha riaperto, attualmente ci sono 12 ospiti,
Abbiamo delle richieste, ma proprio per il protocollo abbiamo voluto contingentare le entrate. Ovviamente, le entrate sono sorvegliate, sono monitorate, devono fare dei test prima di entrare proprio per rendere il più possibile il centro diurno Paolo Albè una zona protetta per quello che si può fare. Ovviamente questo devo ringraziare. Prima l'amministrazione comunale che ci sta dando un supporto e fiducia, ma non per ultime tutto il personale sanitario che opera nel centro diurno, perché in momenti di difficoltà dove nel nostro protocollo abbiamo proprio una sorveglianza stretta dei casi indiretti, non sto dicendo perché casi diretti fortunatamente non abbiamo avuti di Covid, ma indiretti dove un familiare come tutte le famiglie hanno, vengono tenuti in osservazione preventiva e di conseguenza il personale sanitario è costretto alcune volte a dei turni un pochettino più lunghi del solito. Questo non fa abbassare la nostra guardia. All'interno facciamo anche dei tamponi rapidi proprio per garantire una zona di sicurezza. Ovvio, è difficile, spero che questa situazione cambi presto, però ci auguriamo che questo fiore all'occhiello, come ha detto il sindaco, il prossimo anno possa essere fiorito come un bel fiore e dare attività ancora più approfondita ai nostri ospiti. Non dimentichiamo che in questo periodo di Covid alcuni ospiti, un po' per timore, un po' perché magari hanno diciamo dei malanni di stagione, rimangono a casa, ma il centro diurno ha attivato sul suo sito una pagina di assistenza remota, dove l'educatrice, la coordinatrice e la fisioterapista pubblicano dei consigli per passare la giornata, per fare dei giochi in società, indirizzati alle persone sole, a quelle che vivono nella famiglia, e in più ci sono anche dei video dove fanno vedere per mantenere il corpo in forma. A breve ci sarà anche una sezione del nostro medico di struttura e poi volevamo fare anche una sorpresa per il Natale, perché purtroppo parliamo sempre di Covid e di quant'altro, ma il Natale sta arrivando e i nostri ospiti gli stiamo facendo fare dei lavoretti, allestendo l'albero di Natale per portare un po' di felicità. Ecco. Se ci sono delle domande specifiche. Grazie Paolo, non mi sembra che ci siano domande specifiche, ne approfitto per ringraziare ancora te della disponibilità di averci fatto il quadro della situazione, proprio perché quella del centro diurno è comunque una situazione delicata e va affrontata con grande determinazione, grande responsabilità e estendo anche il tuo e mi associo al tuo ringraziamento al personale sanitario che opera nel CD proprio in un momento come questo. Di grande difficoltà e di grandi criticità. Porto davvero i ringraziamenti. Grazie. Passerei a questo punto al punto successivo che riguarda un tema che affronterà Gianluca Ferré. Sì, grazie Pietro. Dunque, parliamo sempre nell'ottica di gestione dell'emergenza. Abbiamo ritenuto opportuno dare visibilità di quello che sta avvenendo da parte dei tre più grandi operatori mobili, TIM, Vodafone e Wind Tre, che hanno raccolto il sollecito da parte del governo ed hanno escluso le piattaforme di didattica a distanza dal consumo dei gigabyte previsto nei vari abbonamenti. Significa che utilizzando per la scuola le connessioni mobili con TIM, Vodafone e Wind Tre non si consumano gigabyte. In particolare, TIM ha attivato una promozione che si chiama e-learning card, che è attivabile attraverso l'area riservata di TIM Party, ed è valida un anno, è gratuita. La promozione consente di utilizzare le piattaforme di didattica a distanza certificate dal Ministero senza consumare gigabyte.
Lo stesso fa Vodafone con la promozione Pass Smart Meeting, è attivabile dall'app My Vodafone o dal sito. In questo caso la validità è di 3 mesi, dopodiché non viene rinnovata automaticamente, ma scade. La stessa cosa per TIM. L'ultimo è Wind3 che da oggi ha attivato questa promozione EduTime, è leggermente differente rispetto a TIM e Vodafone. In questo caso Wind3 offre 50 GB aggiuntivi al mese da lunedì a sabato e tra le 8 e le 15 ed è attivabile dall'app Wind3. In questo caso la validità è di un mese ed è offerta solo a chi ha contratti con età inferiore ai 25-30 anni. Comunque, se voi andate sui siti degli operatori avete tutte le indicazioni relative e può essere un aiuto per chi fatica a gestire la connessione da casa, soprattutto quando è più di una persona che la usa. Quindi questo oltre alla possibilità di gestire la fibra. Passando a un altro tema e passando invece a qualcosa di legato più all'operatività normale e non all'emergenza, parliamo di ambiente e dopo 15 giorni, quando avevamo annunciato la nuova distribuzione dei kit che sarebbe avvenuta verso la fine del mese, in effetti lo stiamo facendo. Questo è il volantino che riceverete a casa e che contiene tutte le indicazioni su come recuperare questi kit per la raccolta differenziata del 2021. Faccio solo alcune zoomate sul volantino stesso perché c'è scritto molto chiaramente dove si ritirano i kit, presso il centro operativo comunale, quindi presso la grande tenda che c'è in piazza. Ecco, quando in questo caso è la cosa più delicata, nel senso che abbiamo dovuto ovviamente stare attenti ad evitare il più possibile gli assembramenti. Quindi abbiamo dovuto distribuire nel tempo la distribuzione appunto dei kit e in base alla lettera iniziale del cognome del titolare della Tari ci saranno dei giorni dedicati che vi dirò. Successivamente ci saranno 3 date in cui ogni persona, in base al proprio cognome, ogni titolare, in base al proprio cognome, potrà recarsi in piazza presso il centro operativo comunale e ritirare il proprio kit, come portando semplicemente la propria tess la tessera sanitaria del titolare della Tari, dell'intestatario della Tari. Ora, la tabella di riferimento è questa che vedete e che ho ingrandito, ovvero. Sulla destra vedete le iniziali del cognome dell'intestatario della Tari. Ad ogni iniziale corrispondono 3 date che vedete sulla sinistra. Faccio l'esempio di Pietro Zappamiglio. Pietro Zappamiglio inizia con la Z, quindi inizia con la Z e abbiamo la Z in ultima riga. Significa che Pietro Zappamiglio potrà recarsi presso il centro operativo comunale, munito della propria tessera sanitaria, a ritirare il 9 dicembre o il 21 dicembre o il 31 dicembre il proprio kit. E questo vale per tutte le altre lettere. Quindi nel mio caso, Ferré, io sono la lettera F, le mie 3 date saranno il 2, 15 e 28. Che cosa, si ritirerà? Si ritirerà un kit costituito dai sacchi per la raccolta indifferenziata, quelli per la raccolta della plastica, l'umido, la carta e il calendario delle raccolte del 2021. Se le persone che si presenteranno saranno sprovviste di tessera sanitaria, il kit non verrà distribuito, questo per motivi organizzativi. È possibile però presentarsi a ritirare il kit anche con delle tessere sanitarie di altri titolari della Tari. Per cui se mia mamma, piuttosto che il mio vicino, delegano a me la possibilità di ritirare il kit, devono semplicemente consegnarmi la tessera sanitaria del titolare della Tari in questo caso, e io potrò recarmi presso il centro di operativo comunale e farmi consegnare i 3 kit contemporaneamente. Se invece il mio cognome non inizia con la lettera di quel giorno, dedicato a quel giorno, il kit non verrà distribuito. Infine, ricordo le novità di quest'anno.
la plastica e la carta verranno raccolte settimanalmente e non più bisettimanalmente. Quindi una volta alla settimana saranno raccolte sia carta che plastica. In più, nel momento in cui ci recheremo a ritirare il kit, potremo prenotare la fornitura di un contenitore da 40 litri per la raccolta della carta. Questo per agevolare la raccolta stessa, soprattutto quando il tempo meteorologico fuori dà pioggia. I condomini, che hanno almeno 4 utenze, hanno anche la possibilità di richiedere in comodato d'uso un contenitore da 240 litri carrellato, quindi un contenitore molto più grande che l'operatore comunque sarà in grado di raccogliere e smaltire. Quindi in questo caso la richiesta deve essere presentata dall'amministratore del condominio all'ufficio del protocollo. Il primo giorno, quindi, in cui si potranno ritirare dei kit sarà il 30 di novembre, per coloro che avranno il cognome dell'intestatario Tari, che inizia per A e B. Passo ora a Susi Pozzato, la palla per l'argomento legato al sociale. Buonasera a tutti. Allora, 3 sono gli appuntamenti di questa settimana che ci coinvolgono. Il primo appuntamento riguarda la settimana di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. All'interno del Palazzo dell'Assunta è stato adibito un angolo con un piccolo allestimento proprio in tema e il Palazzo dell'Assunta per tutta la settimana sarà illuminato di colore rosso. Ricordiamo inoltre che sulle pagine Facebook del Comune di Gorno Maggiore e del Sindaco troverete un piccolo spot proprio di sensibilizzazione sul tema girato dall'amministrazione. Inoltre vorrei ricordarvi l'appuntamento per venerdì dove verrà trasmessa sulle pagine Facebook del Comune di Gorno Maggiore e del Sindaco Pietro Zappamiglio anche l'intervista con l'avvocato Pontonio dal titolo L'avvocato delle donne, la parola che difende i diritti delle donne. Invito tutti quanti a seguire questo evento. Passando invece alla prevenzione del tumore al seno, queste 2 visite proprio di prevenzione hanno avuto un grossissimo successo. Sabato 21 si è svolta la prima giornata e sabato 29 ci sarà la seconda giornata. Purtroppo non è più possibile fissare ulteriori appuntamenti, cercheremo di avere la possibilità con la collaborazione dell'ILT prossimamente di avere ulteriori date a disposizione. Infine, parliamo del concorso Il Grande Inventore, che è il concorso che è stato creato per, diciamo, celebrare la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ringrazio veramente tutti i bambini e conseguentemente anche i genitori che hanno aiutato i nostri piccoli per il grande contributo. Siamo veramente contenti dell'impegno di questi bambini, hanno fatto dei capolavori eccezionali che vi invito a visionare sulla pagina del Comune di Gorno Maggiore e vi ricordo che domenica 29 verranno comunicati i vincitori. Domenica mattina riceverete sulla mail i genitori dei bambini che hanno partecipato, riceveranno una comunicazione a mezzo mail. Vi ringrazio per l'attenzione, ripasso la parola a Pietro per le scadenze e auguro a tutti una buona serata. Grazie mille. Prima delle scadenze ne approfitto per chiedere a Gianluca, visto che è arrivata una domanda sulla nostra pagina Facebook, come funziona la delega e se il documento di delega può essere preso direttamente nella tenda del COC. La delega è sufficiente portare la tessera sanitaria del titolare della Tari, per cui non c'è bisogno di nessuna delega, è sufficiente la tessera sanitaria. Benissimo, grazie Gianluca di aver chiarito. Quindi ecco le scadenze
per le prossime settimane. Ricordiamo, per chi volesse ancora domiciliare la Tari e beneficiare dello sconto del 10%, la scadenza sarà il 30 novembre e vi invitiamo a mandare la documentazione che trovate sul sito all'indirizzo del protocollo, protocollo@comune.gorlamaggiore.va.it. La scadenza delle borse di studio 2019-2020 è prevista per il 2 dicembre, le domande devono pervenire allo stesso indirizzo del protocollo ed infine il bonus bebè benvenuti al mondo entro il 4 gennaio. Gli appuntamenti delle prossime settimane, ricordiamo il primo di questa settimana, mercoledì sera alle ore 21:15. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tre associazioni del Comune di Gorlamaggiore, che sono la Caritas, il Pane di San Martino e la Stella Lucente, faremo il focus sul tema la carità all'opera, visto che siamo anche nell'ambito di quella settimana dedicata tradizionalmente alla colletta alimentare. Poi il prossimo appuntamento con GM News sarà il 29 di novembre, quindi la prossima domenica. Anticipiamo di un giorno proprio perché lunedì 30 novembre saremo impegnati con il Consiglio Comunale in cui affronteremo l'approvazione del bilancio consolidato, l'approvazione del regolamento per le nuove commissioni, consulte comunali che vogliamo costituire per garantire maggiore partecipazione all'attività amministrativa del comune e poi altri punti all'ordine del giorno, come ad esempio di importanza la variazione di bilancio. Nel prossimo GM News sarò in grado di darvi l'ordine del giorno con più precisione. Ora, come consuetudine, la parola all'amico Stefano Monco per il Meteo Gorla, che come vedete ha anche una veste ormai grafica molto molto interessante e molto bella. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Pietro. Allora, direi di andare a vedere il tempo dei prossimi giorni. Partiamo con un martedì abbastanza soleggiato, un mercoledì che seguirà la falsariga del martedì con poche variazioni di rilievo, le temperature minime, attenzione perché andranno sotto zero, perciò ci saranno delle brinate, delle gelate estese, le massime si attesteranno su valori freschini, 10-11 gradi e mercoledì 11-13, ma con poche variazioni di rilievo. La qualità dell'aria sarà mediocre perché con l'alta pressione si vanno ad accumulare gli inquinanti al suolo. E per il proseguo della settimana vediamo una tendenza all'instabilità verso il fine settimana, con qualche pioggia non fortissima e comunque le temperature resteranno fresche ma nelle benie del periodo. Come allerte meteo, per i prossimi 5-6 giorni non ci sarà nulla di allerta, diciamo, perché sarà una fase regolare, ma niente di importante. Vi ricedo la linea a Pietro e buona serata a tutti. Grazie. Grazie Stefano, grazie Susi, Paolo e Gianluca, ci avviamo a conclusione, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, vi do a questo punto appuntamento a mercoledì sera su questa pagina Facebook e sulle pagine collegate per seguire il focus La carità all'opera. Buona serata a tutti e alla prossima, grazie mille.